Siamo sulla diga di Hoover, dove Camilla Higgs sta conducendo un esperimento scientifico. Decide di svuotare la bottiglia oltre il bordo della diga e l'acqua, anziché cadere giù, fluttua verso l'alto. Io dico che è vero. È così? È vero o è un trucco? Camilla in realtà non ha scoperto un luogo di antigravità. Le goccioline d'acqua fluttuano per davvero, ma ciò è dovuto alla forza dei caldi venti anabatici. Quando il sole batte sulla parete della diga, l'aria sovrastante si riscalda, quindi diventa meno densa e sale. L'aria alla base della diga non è stata riscaldata così tanto e ha una densità maggiore. Quest'aria più densa dal basso si sposta verso quella regione. Quest'aria, a sua volta, si riscalda e sale ancora più in alto. Non appena l'aria calda si allontana dalla diga, si raffredda di nuovo e scende in basso verso le zone di aria più densa. Ciò crea una corrente che è osservabile sotto forma di vento anabatico. Quando Camilla versa l'acqua, la forza di gravità attira le gocce verso il basso, ma la corrente ascensionale le costringe a risalire e alla fine prevale.